Salve amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. I video di oggi sono abbastanza terrificanti da non farvi dormire per settimane. Prima di cominciare voglio invitarti a iscriverti al mio canale. Ricordati di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Detto questo, cominciamo. Il titolare di questo negozio ha dichiarato di aver ripreso con la sua telecamera uno strano fenomeno. Secondo l'uomo, durante la chiusura del negozio, si materializzerebbe la figura di una bambina. La stessa non farebbe altro che correre da una parte all'altra del negozio, ridendo, prendendosi gioco dell'uomo. Il proprietario non ha perso tempo e quindi, una notte, presa la sua telecamera, ha registrato questo. Molti di voi forse penseranno che sia solo uno scherzo, che sia stata velocizzata l'immagine, ma risentendo l'audio, si può notare che l'audio ha una voce normale, quindi il filmato non è stato ritoccato. Nel prossimo filmato, alcuni indagatori del paranormale conducono un'indagine in questa antica struttura. Secondo la gente del posto, questo luogo sarebbe infestato da tre fantasmi. Uno di questi tre spiriti sarebbe la figlia del vecchio proprietario, Thomas Holt, uomo molto arrogante e presuntuoso. Secondo i racconti, l'uomo avrebbe scoperto che la figlia aveva una relazione con un serviente. A quel punto, Thomas prende la propria figlia e la rinchiude per 16 lunghi anni, finché la ragazza non muore per mancanza di cibo. Secondo molti, il suo spirito si aggirerebbe ancora in questa casa. Iniziate le indagini, i cacciatori di fantasmi tentano di comunicare con la ragazza morta. E questo è ciò che hanno ripreso. Mary? We mean you no harm. We know you're in there. We've seen you. Where are you, Mary? Oh my God. Mary? I saw that. Did you see it? Mary? Mary, are you still in there, Mary? You can come out now. My name's Thomas. I ghost hunter tentano in tutti i modi di comunicare con lo spirito della ragazza e, arrivati al piano superiore, trovano una porta socchiusa. E proprio in quel piccolo varco viene catturata quest'ombra nera. La stessa si ripresenta più volte dietro quella porta. Probabilmente quella era la stanza dove era rinchiusa la povera ragazza, segregata per 16 anni. Il suo spirito non è andato via, ma è rimasto in quella stanza. Nel prossimo filmato, una mamma riprende la propria figlia mentre gioca. La piccola è seduta a terra e porta in testa un buffo cappello. Ad un certo punto, la bambina sembra che venga spaventata da qualcosa. La madre non riesce a capire perché la bambina è così spaventata. Solo dopo, rivedendo le immagini, comprende che qualcosa li stava osservando. L'hai visto? Durante la registrazione, senza accorgersene,
cattura con la telecamera quest'ombra nera. L'ombra sembra avere forma umana. Il problema è che nella casa della donna c'erano solo lei e la piccola. Secondo voi cosa potrebbe essere quell'ombra? Un demone? O lo spirito di qualcuno, magari un loro parente, andato lì proprio per far visita alla piccola? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. L'ultimo filmato mostra un cacciatore di fantasmi che si reca in un mausoleo. Secondo alcune voci, questo posto sarebbe infestato da spiriti maligni. L'uomo decide di fare le sue indagini di giorno, anche perché è più sicuro. Forse molti di voi penseranno che di giorno difficilmente potrebbe catturare qualcosa. Ma anche in pieno giorno, quel posto pullula di spiriti. Questo è ciò che l'uomo ha ripreso. Nero Nino. Che pedo. Nino. Oh, mamma. Padre nostro che stai nel cielo, santificato sia tuo nome. L'uomo scorge da lontano quest'ombra nera, dalla forma umana. A quel punto si spaventa e incomincia a pregare. Dopodiché si rigira e sembra che di quell'ombra non ci sia più nessuna traccia. Andando avanti poi, il cacciatore di fantasmi non si accorge di aver ripreso con la propria telecamera qualcosa di veramente spaventoso. Dalle immagini sembra il volto di un demone, ma potrebbe essere anche il volto di chi è stato sepolto lì, in quel luogo. Siamo giunti alla fine, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati. Io vi saluto, ragazzi, e vi do appuntamento alla prossima. Mi raccomando, non mancate. Ciao. Infastidito. Miren este increíble lugar. No puedo creer. Aún viviendo acá hace 5 años, recién ahora empiezo a conocer algunos sitios divinos de Bariloche. Miren este increíble lugar. No puedo creer. Aún viviendo acá hace 5 años, recién ahora empiezo a conocer algunos sitios divinos de Bariloche. Como podemos ver, queda muy claro que aquello... Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Oslo. Cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido. En la búsqueda incesante de los escalofríos que nos provoca la curiosidad del saber que hay más allá. Voy a darle algo de comer. Cada quien guarda en sus recuerdos historias que necesitan ser contadas. Sucesos sin explicación. Experiencias paranormales. Cada aterradora llamada enriquece nuestro diario de lo desconocido, revelando anécdotas que de otra forma morirían con quienes las vivieron. En este espacio moran los espíritus, los demonios, las criaturas ocultas, los enigmas del pasado e incluso los aterradores monstruos humanos. Estamos a punto de reunirnos y compartir nuestros
Relatos oscuros. En un Pepe Carrillo aparten